ragazzi e ragazze, sono Diego Sputri, oggi sono in un nuovo video. In questo video andrò a giocare a i vecchi giochi che avevo su la Nintendo, che si, cioè ne avevo uno che è in pratica il mio preferito. Quindi andiamo subito a vedere di quale gioco si tratta. Scusate. E niente, ho fatto un po' una postazione temporanea, visto che la mia videocamera è una GoPro, quindi non la posso chiamare videocamera, e questo è dove si mantiene, cioè sopra uno speaker. Forse la videocamera si stopperà per l'unico fatto che, scusate intanto sul telefono, che è scarica. Comunque facciamo new game, chiudiamo tutte queste pubblicità e andiamo su Skate It, che è il gioco che io ho sempre giocato da quando ho appunto la Nintendo DS. È l'unico gioco che mi ha sempre appassionato, perché comunque, scusate se parlo male, ma io amo Skate, a parte l'1, ma amo sia farlo nella realtà che il 2 che il 3. Infatti stavo anche vedendo un video di Skate, appunto. Ok, touch to start. Ok, vabbè, il nome non c'ho voglia, e metto questa perché torna meglio con il coso, con l'emulatore. Metto Free Skate, tanto per vedere un po' com'era. È l'unica location, quindi metto quella. E il personaggio nemmeno sono riuscito a vedere chi ho messo. Oddio, no raga, voi non potete capire quanti cazzo di giorni ci ho passato giocando a sto gioco. Solo che non capisco perché non mi vado avanti. Cioè io mi ricordavo con le freccine. Ah ok, ora mi va avanti, perfetto. Madonna. Che cazzo? Va bene, mi ha respawnato, va bene. Proviamo a fare qualche trick decente. Oh, attenzione, il grind. Attenzione. E vabbè, poi muore. Oh, ma che cazzo. Va bene. Il grind però ci stava. Attenzione. Il grind. La tavola, madonna, quanti pixel, oddio! No, raga, voi non potete capire, ma io sul Nintendo, figa, avevo un personaggio che aveva tipo la cresta, con una faccia tipo quella di Hamsik, il giocatore del Napoli, che madonna santa, raga, con la cresta poi. Oh, raga, l'altro grind, attenzione, con il pop switch. Come cazzo si pronuncia? Ma dove cazzo va il mio minore? Ma casca così, va bene. E qui è da dove è iniziata la mia passione per gli skate, visto che io comunque faccio skate. E no, non va avanti l'omino. Dai, vai avanti. Sono un po' difficili. Provo a girarlo. Non so se anche la registrazione si gira. Quindi no, meglio fare così. Se no, se impallo qualcosa. No. Ah, un'altra cosa che forse molti di voi non sapranno è che su Skate It, che è il primo skate che è uscito, se non mi sbaglio, che è quello che è appunto per Nintendo che sto giocando ora, cioè te non puoi uscire dalla tavola, invece nemmeno sul primo e nemmeno sul secondo, soltanto nel terzo si può uscire dallo skate, se non mi sbaglio. Infatti io, cioè infatti ci sono un botto di speed glitch. Poi un'altra cosa, a me la saga di Tony Hawk non è che mi è mai garbata, perché tipo su Tony Hawk c'era quel fatto che non era realistico, per il semplice motivo che, oddio, non riesco a comandarlo, che su Tony Hawk c'era il problema dell'altezza, che se te ti buttavi da 80 metri non ti facevi un cazzo, contavano soltanto i punti. Invece su Skate è realistico, cioè te devi fare i trick, poi puoi farli come ti pare, un'altra cosa bella. E quindi boh, è più bello questo perché è più realistico. Intanto faccio un nollie. Madonna raga, voi non potete capire, cioè forse chi magari mi segue che è alla mia età e non ha mai giocato a Skate, madonna raga, voi non sapete cosa vi siete persi. Ma io non mi ricordo come si va avanti, scusate. Allora, con questo si abbassi. Se con quello si abbassi, come faccio ad andare avanti? Con A?
No. Che mi sembra che in pratica in questo gioco le croci quelle lì sono come la X, il la A e quell'altro, però non mi ricordo come si fa a darsi la spinta. Ecco. Ok, sto imparando un po', però cioè oddio, poi queste canzoni. Spero che non mi abbiano il che non mi danno il copy. Solo che non mi ricordo come si va avanti, cioè. Ah. Premendo al centro, ok, ora ho capito come si va avanti. Devo tipo premere il centro delle rotelle. Almeno mi premo lì, ciao. Ok, sto imparando, perfetto. Easy. Facciamo un ollie. Ok. Non si capisce un cazzo, raga. Voi non potete capire. Ah, ma come cazzo è rimasto? Poi c'erano le serie di punti che io figa non le facevo mai perché. Cioè, raga, voi non potete capire, non si capisce un cazzo. Io ci giocavo tipo nel 2011. Ora che siamo nel 2018. Cioè, avrò avuto 3 anni. Cioè, già c'erano gli altri skate. Quindi, capito, no? Io solo che ho aspettato un po'. E Skate 3, che è stato il mio primo vero e proprio gioco preferito. Perché io amo gli skate, tutte queste robe qua, trick. E in pratica Skate 3 è stato uno dei miei giochi preferiti. E l'ho comprato un anno scorso. E tra l'altro non l'ho comprato al GameStop o negozi come quelli. O all'Euronics tipo. Perché non c'era più, era del 2010 questo gioco. E quindi, allora stavo dicendo, su il GameStop e l'Euronics non li vendeva più. E quindi ho dovuto ordinarlo su, mi sembra, eBay. E niente, mi è arrivato nemmeno dopo poco tempo. Cioè, dopo tanto tempo, mi è arrivato tipo dopo 2 giorni. Per l'Xbox 360, che è la console che adesso vi faccio vedere com'è. Lascio un attimo il telefono. Questa è l'Xbox, sono andata. Questo è scritto. Io sono andato in Xbox cercandolo di riparare solo per Skate 3. Guardate. Questo è il sotto. Se io adesso apro questo vi spaventate. Esatto. L'ho proprio aperta. Ma torniamo a noi. Ok. Vabbè, vi ho raccontato un po' della mia storia di Skate. Di come mi hai. Come ho cioè come ho iniziato tutto, ecco. E è così. Cioè, io sullo skate ci vado da quando ho 3 anni. E poi subito dopo mi sono appassionato ai videogiochi. Se adesso mi riuscissi. Bravissimo! Bravo! Voi non potete capire perché. Ora, io qua. Vabbè, lo vedrete anche dal video. Che devo fare così e nello stesso tempo muovermi. Quindi è impossibile. Oddio. Ok, andiamo avanti. Poi io direi anche che questo video è tutto, eh? Questo video è tutto. Io spero vi sia piaciuto, con la pubblicità di Amazon sopra. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale. Questo era un video un po' diverso dagli altri, in cui vi parlavo nella mia storia di skate e altre robe, trick trick bitch motherfucker, con i 20 centesimi accanto, boom. E niente, io spero che vi sia piaciuto, bella ragazzi.